abbiamo già pronto Silver Venuti. In realtà ti dico che subito dopo c'è anche D'Alessandro, entrambi hanno aspettato pazientemente, ma d'altronde non si poteva fare diversamente. C'era il presidente Vigorito che ha raccontato prima, ha avuto un confronto con voi due giorni fa molto duro, dicendo chi crede può restare, chi no deve andar via. Insomma, la risposta c'è stata già questa sera contro una big, no? La grande big, il Napoli, e c'è stata sul campo una bella risposta, no? Credo ci sia stata una grandissima risposta, e la cosa che tengo a sottolineare è per tutti i 90 minuti. È stata una squadra vera che non ha mai mollato fino all'ultima palla, e credo che questa sia la strada giusta e la miglior risposta alle ultime settimane. In effetti i primi 10 minuti il Napoli ha faticato parecchio, poi sull'1-0 c'è stato insomma quel tiro di Juricic che ad un certo punto sembrava dentro il pallone, no? Hanno esultato un po' tutti, poi insomma peccato nel secondo tempo, quella disattenzione insomma e quel gol di Amsic, però insomma il Benevento c'è stato fino alla fine, quindi è la dimostrazione che contro altre squadre dove sicuramente serviranno punti per la salvezza, parlo del Crotone in casa, parlo del Verona, insomma il Benevento ce la può fare. Sì, il Benevento c'è e oggi si è visto. I primi 15 minuti, oltre all'occasione di Juricic, abbiamo avuto anche l'occasione di Guilherme, che ha tirato da posizione favorevole, ha tirato fuori, quindi diciamo che siamo riusciti a metterli in difficoltà, abbiamo avuto le nostre occasioni. Sicuramente dovevamo essere più concreti, perché quello ci è mancato, perché poi quando purtroppo ho fatto quell'errore il secondo tempo loro ci hanno punito, e credo che sia un po' questa la differenza che c'è tra le squadre di alta classifica e quelle di bassa classifica, che come commetti un minimo errore loro ti puniscono subito. Silver. No, semplicemente Sonia, gli facciamo i complimenti. Credo che Lorenzo, la tua impressione, quella che hai espresso, è anche la nostra all'unisono dello studio qui di Derby Serie A, perché il Napoli ha dovuto fare bella fatica, e la cosa più bella è che ad ammetterlo sia stato Marek Hamsik, capitano sempre corretto e obiettivo, perché ha detto l'approccio è stato molto molto difficile. Quindi da ora in avanti queste 15 partite che mancano, come dice il presidente Vigorito, giochiamocele e vediamo cosa può venire fuori, senza neanche guardare tanto alla classifica, ma giochiamole così, come questa sera. Sì, noi non dobbiamo assolutamente guardare la classifica, dobbiamo pensare partita per partita, giorno per giorno, pensando a preparare al meglio la partita che viene, senza avere tanti pensieri per la testa, quanti punti c'è alla salvezza, quanti non ce n'è. Dobbiamo vivere giorno per giorno e pensare partita per partita. Grazie. Grazie a voi, buona serata.